Non credevo di riuscire a fare di nuovo un video haul perché ne ho fatto uno da poco, ma in realtà ho di nuovo acquistato e ho acquistato da due siti in particolare. Ho di nuovo acquistato dal sito My Thrift Shop di mia nene e vi lascio alla fine di questo video il video haul, il primo video haul che ho fatto su questo sito, così insomma vi do anche delle informazioni. E nonostante i dubbi che io ho un po' mostrato su alcuni oggetti presi su quel sito, stavolta non ho resistito, ne ho presi altri 4 perché sono bellissimi, almeno nelle intenzioni, e in più ho acquistato un bel po' di cosine su Amp e sono tutte cose Disney, sì. Ma anche lì non ho resistito e sarà quindi un video haul, ma anche try on haul. Quindi iniziamo dal sito di Niané. Dunque, ho preso questa giacca vestito. Non ho provato ancora niente, quindi proveremo tutto insieme e quindi speriamo che mi vada bene. L'ho solamente lavata questa roba perché giustamente, come vi dicevo l'altra volta, arriva in delle condizioni non propriamente igieniche e quindi già l'ho lavata tutta. Comunque, ho voluto prendere, e è tutta roba XS, questa giacca vestito che già solo per il colore mi piace tantissimo, ma anche per la trama, perché comunque contiene moltissimi altri colori e mi piaceva questa idea appunto di avere un unico capo anche sexy, perché magari con una bella bralette sotto che si intravede, secondo me è carino, e che ha questa doppia fila di bottoni dorati che lo impreziosiscono, e a me questa idea della giacca vestito piaceva tantissimo, e quindi vediamo un po' che effetto fa, perché io ho già un'idea su come lo vorrei indossare. Ok, io questo vestito giacca me l'ero immaginata proprio con questi stivali sotto, e secondo me è veramente carino, mi sta bene, quindi è sì la mia misura. E niente, che dire, lo adoro, ovviamente con delle calze, ora io non le ho messe, però è veramente carino, forse un pochino lunghe le maniche, vabbè. E niente, l'unico problema, cioè comunque sarebbero state comode, delle tasche, non ci sono, ma non si può avere tutto, però secondo me in generale è davvero molto molto carino e sexy. Vestito capo che mi è subito piaciuto è questa gonnellina che ha la particolarità di avere questi cuori stampati, no, ricamati sopra, si sono ricamati, dietro non ci sono, quindi è solamente così. E niente, a me piaceva troppo, 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 solo che dalla foto sul sito mi sembrava un po' a vita alta, molto alta. Qui non mi sembra proprio che sia a vita alta, quindi boh, proveremo. E comunque la mia idea era quella di abbinarci sopra un crop, e ho preso, però non so quanto ci possa stare bene, questo in ciniglia rosa. Ha ancora le maniche tutte rigirate. Questo in ciniglia rosa che mi piace tantissimo. Quindi lo proveremo subito insieme e vediamo che effetto fa. È molto molto semplice, ha solamente la cosa un pochino questa mi preoccupa, perché ha solamente 3 bottoncini alla fine, e quindi non so se magari risulta essere un po' troppo scollato, lo vedremo subito. Però secondo me questo abbinamento è molto molto carino. No, ok, allora quando vi ho fatto vedere la gonna vi avevo detto che avevo visto che era a vita alta, ma non mi sembrava. Invece, come potete ben vedere, è a vita no alta, super alta, e questa cosa mi piace un sacco. Ma non dovete pensare che
è una gonna e che quindi poi ho un problema perché mi sono dimenticata di dirvi che sotto ha non una semplice fodera, ma una fodera fatta a pantaloncino e quindi da questo punto di vista è comoda perché comunque vi copre abbastanza. Insomma, non è che bisogna andare in giro a mostrare tutto, però più o meno copre, è comunque un pantaloncino. E ora, a parte la bralettera, che non va bene, però ora ho questa, però in generale mi sembra che anche questo completino fatto così non sia per niente male e mi piace tantissimo tutto, è tutto super della mia misura e già questo è tantissimo e secondo me questo ci sta carino. E poi ho voluto prendere un genere di abbigliamento che io di solito non porto, e cioè un completo giacca e pantalone, perché io non sono molto da cose eleganti, però questo mi piaceva perché ha la giacca crop e quindi questa idea di avere la giacca un pochino più corta mi sembrava qualcosa di sexy. Allora, ho voluto prendere questo completo, carinissimo secondo me, di questo color grigio che ha un po' di pants davanti e scende giù abbastanza dritto, quindi è un pochino largo anche in fondo e dietro non ha le stesse pieghe e comunque c'è anche lo spazio per la cinta volendo e niente, mi piaceva troppo questa idea. Che poi ci sia sopra la sua giacchina crop e almeno a vederla così sembra abbastanza crop e anche qui l'idea è di indossarlo con una bralette nera sotto. Ok, io direi che questo con questo ci siamo. È un po' forse tipo, non lo so, a me mi ricorda qualche abbigliamento anni 90, questi pantaloni un po' così, no? Però non è per niente male, per essere comunque qualcosa che è abbastanza economico, non è male. Anche la lunghezza più o meno ci siamo, ovviamente con i tacchi, ma tanto questo va messo con i tacchi e in generale mi sembra che come anche misura ci siamo. E quindi carino, mi piace. E ora veniamo a tutte le belle cosine Disney che ho preso. E queste, vabbè, non le ho lavate perché comunque sono tutte confezionate. Poi, vabbè, le laverò prima di metterle via. Però queste le posso anche indossare così senza lavarle, almeno per provarle. Iniziamo però subito dagli accessori che ho voluto prendere. Allora, innanzitutto ho voluto prendere un paio di guanti perché sembra assurdo, ma io non ho un paio di guanti. Quelli che avevo alla fine poi li ho sempre buttati perché non mi tenevano caldo, non lo so. E ovviamente ho preso questi di Topolino Mickey Mouse, che sono semplicemente neri a strisce rosse con questo patch attaccato sopra. Mickey Mouse All Star 1928 e secondo me sono carini, 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 carini. Vediamo se mi stanno bene, tanto mi staranno grandi, ovviamente. Sì, vabbè, un pochino grandi mi stanno, ma è normale perché io ho una mano veramente piccolissima. Però ecco, questi sono i guanti che ho voluto prendere, speriamo che siano caldi. Peraltro il problema dei guanti è quello che non sono caldi, però questi sembrano anche morbidi e quindi questo. Poi ho voluto fare un po' di rifornimento di calzette perché comunque si rovinano portandole tutti i giorni, ho bisogno ogni tanto appunto di rinnovarle. E non potevo non prendere queste ispirate a The Nightmare Before Christmas. E secondo me sono carine, 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 carine. E sono calzette fantasmino, comunque arrivano sì e no alla caviglia. E quindi abbiamo questo con Jack, che ve lo dico a fare troppo carine. Poi
queste altre celesti azzurre carine con Sally. No, cioè carine, 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 carine. E poi altre con Jack e il cuoricino. Io adoro queste cose, mamma mia, ci vado proprio fuori di testa. Ah, hanno ancora una cosa. Ah, volta. Ok, questa è quella con Jack. Poi, oh, queste grigie sono carinissime perché hanno da una parte Jack e i fantasmini e Jack che guarda verso la mia sinistra e sul piede sinistro c'è Sally con gli stessi fantasmini in sottofondo che guarda Jack. Cioè, no, queste... bellissime, è un peccato coprirle con le scarpe secondo me, queste calzette, perché sono bellissime. E anche questa è la classica scena, ah, questa va messa così, già ho capito, è la classica scena di Jack quando sta sopra quella specie di collinetta e guardate la finezza di questa calzetta che praticamente riproduce la scena del cartone, del film anzi. No vabbè, io queste cose ci muoio, sono bellissime, bellissime, bellissime e più che altro sono un bel rifornimento. Poi ho voluto prendere un accessorio per la cucina ed è un tagliere. Ora io non ho guardato, spero tanto che vada in lavastoviglie, perché io se le cose non vanno in lavastoviglie... Ok, sì, dishwasher, a posto. Allora, ho voluto prendere un tagliere, che quello che ormai è vecchio, è rovinato, e ho preso questo. E sto guardando che ha anche dietro i pedini di gomma, quindi dovrebbe stare abbastanza stabile, ma cioè è bellissimo. Ma quanto è carino! Ma è bellissimo, è bellissimo. Anche questo è un peccato usarlo. Oddio, non lo vorrei mai usare per non rovinarlo. Cioè, bellissimo, bellissimo, bellissimo. E poi ho preso una cosa completamente inutile che non mi serve, però cioè non potevo non lasciarlo, non potevo lasciarlo lì. Ed è questo set di pennelli. Allora, io di pennelli ne ho a bizzeffe. Sicuramente questo non mi serviva, però niente, non ho resistito. Anche se comunque c'è la sua bella pochette, che diciamo quella potrebbe servire se proprio lo vogliamo mettere sul discorso della comodità e dell'utilità. E niente, ma questo era troppo carino perché poi c'è Minnie, cioè no, non potevo non prenderlo. Allora, i pennelli in questione sono i classici pennellini da viso e da occhi. Questo è per l'illuminante. E la cosa carina è, a parte che hanno la punta rosa, ma hanno tutti questi disegni di topolino sul manico. E niente, non ho resistito. Ok, questi tanto stanno lì in esposizione perché difficilmente li utilizzerò, ma più che altro per non rovinarli, che comunque poi i pennelli si ingialliscono, comunque si macchiano e lavandoli si rovina il manico. E questi cercherò di farli durare il più possibile, sono troppo troppo carini. E abbinata, togliamo questa carta che fa riflesso, c'era la pochette tutta glitter, che poi ovviamente non si rovina perché non sono glitter attaccati, ma sono proprio incorporati nella texture. No. E c'era questa pochettina bellissima, You Have Me at Glitter. Cioè, matti per i glitter, quindi ok. Mettiamo i pennelli dentro. È troppo troppo carina, troppo carina. Poi, prima di passare all'abbigliamento Disney, ho un'altra cosina da farvi vedere che ho preso. Allora, mi sono confusa, nel senso, ho visto la foto e credevo fosse un copri piumino matrimoniale. Invece è un copri piumino da letto singolo,
è che io ho visto questa immagine, non so se si vede o se fa riflesso, provo ad aprirlo perché questo non l'ho aperto. Allora, faccio vedere. Questo è un acquisto forse anche più inutile dei pennelli. Allora, io ho visto, provo a togliere proprio tutto, tanto poi lo dovrò lavare. Allora, passiamo alle maniere forti, ok, ma se no la plastica fa riflesso. Allora, io ho visto questa immagine e credevo fosse matrimoniale, invece no, è praticamente double face e quindi anche il la federa del cuscino è double face. E quindi niente, io ho preso questo copripiumino e lo metterò in cameretta praticamente, dove ho il letto singolo, ma è di Frozen, è bellissimo. E quindi niente, lo laverò, lo stirerò e lo metterò sul lettino, quindi poi magari ci farò qualche bella foto. E ok, è il singolo, non l'ho letto, sono stata presa praticamente dalla bellezza del disegno che non ho letto le dimensioni, però non fa niente, lo userò lo stesso. Adesso subito, Emp, io ti adoro. Allora questo dovrebbe essere una tutina che ho preso per stare in casa, credo. Ah no, questo è per uscire, ebbene sì. Allora, ho preso questo maglioncino dedicato ovviamente a Minnie e ha anche dietro nel collo questo ricamo, e questa purtroppo è una S, purtroppo. Ovviamente si tratta di tutte cose originali Disney e quindi è per questo che io le prendo. Allora, la particolarità dietro nelle spalle è che ha l'apertura. Ah, l'apertura perché sotto al golfino, che comunque è un pochino lungo e questo secondo me è carino con i leghi, ci si deve mettere questa canotta che ovviamente è fatta a pois e ha anche ogni tot pois un pois con la sagoma di Minnie, e questo praticamente va messo sotto a mo' di golfino doppio, insomma, tanto ora lo indossiamo. E niente, a me questa cosa è piaciuta tantissimo, anche perché in realtà mi serviva qualcosa di lungo per i leggings, e quindi questo è carinissimo, non mi ricordavo. Ma quanto è carino questo golfino. Allora, io ora sotto ho tenuto la gonnellina, quella di prima, ma questo golfino è qualcosa di incredibile, è troppo troppo carino, e con i leggings sotto è uno spettacolo secondo me, ma ha dei dettagli troppo carini e non è per niente eccessivo secondo me. Poi ho preso, e qui, questa felpa
che è una felpa, cioè, bellissima. Allora, anche questa è comunque un pochino lunga, però vabbè, non fa niente. Allora, davanti è così, stile divisa, no? Oserei dire quasi, con il collo fatto così, cioè di felpa veramente non ha nulla, tutta lavorata così, e ha questi applique, insomma, non lo so, di metallo dorate, si apre da qui, e dietro nelle spalle è fatta così. Cioè, questa felpa è, secondo me, bellissima, è anche bella pesante, e quindi io questa la adoro, e non vedo l'ora di indossarla, perché secondo me è tanto tanto carina. Io già lo sapevo che io questa felpa l'avrei adorata, perché è troppo bella. Questo fatto che sembra che sia una giacca di una divisa a me piace tantissimo, solo che sento che c'è qualcosa di strano. Ah, forse va allacciata, no, bisogna metterla per bene così. Non l'avevo messa bene sotto, infatti ora è meglio. E è bellissima, che ha proprio la fisionomia di una giacca, con questa cosa sotto, e niente, a me questo dettaglio qui piace tantissimo, e mi piace questo loghetto qui, e dietro nelle spalle, vabbè, questa forse è un pochino eccessiva rispetto a quella di prima, però non è la classica felpa. Anche il colletto fatto così mi piace tantissimo, è morbidissima, e niente, io già l'adoro. E poi ho preso, questo dovrebbe essere un vestitino, se non mi ricordo male, sì, un vestitino che ho preso, non so se ci uscirò a mano, magari, ecco, è più altro per stare in casa. Questo vestitino che è ispirato a Alice nel Paese delle Meraviglie, che è fatto di tessuto simile tuta, e quindi sì, più che altro è per stare in casa, che ha questo dettaglio di pizzo sul davanti, è bello lungo, quindi comodo, e anche dietro è fatto così, con la cerniera qui nel collo, e quindi niente, anche questo è bellissimo, però ecco, sì, lo porterò essenzialmente per stare in casa. No, ok, questa neanche me la faccio vedere, ok, ve la faccio vedere, ma insomma, allora, questa è una S, tutte le cose queste Disney sono S, e infatti una taglia in meno di Luminosa non avrebbe guastato. Questa, ok, io l'ho presa per stare in casa, e quindi per stare in casa va più che bene, perché è importabile fuori casa, e ok, però per stare in casa va bene. Maniche molto molto lunghe, però ecco, ripeto, è comunque calda, e niente, mi piace perché è Disney, a prescindere, quindi mi piace, però ecco, per stare in casa. E quindi eccoci giunti alla fine anche di questo video haul. Ho preso davvero tante cosine, però niente, non potevo evitare, perché sono tutte troppo troppo belle, e magari ecco, non mi servono tutte, però non fa niente, ogni tanto acquistare anche cose inutili fa bene. E quindi grazie per aver guardato questo video, vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!